Arrivare coesi alle elezioni amministrative del 2024 per affrontare così ad armi pari il centrodestra sulla base di alcuni valori fondanti come sanità e servizi primari in mano pubblica, ma anche la tutela dell'ambiente e la giustizia sociale. È stato il primo incontro, quello che si è tenuto a Fano, che ha accolto circa 200 persone, organizzato dalle liste Bene Comune, Ribella, da Europa Verde, dai 5 Stelle e dal PSI. L'obiettivo è proprio di arrivare nel tempo con un'opera di tessitura e di mediazione, ma senza scendere a compromessi, a costruire un progetto unitario. Questa è una prima tappa dove presentiamo i risultati che questo progetto è arrivato fino ad oggi, ovvero le forze politiche che ad ora hanno aderito alla nostra proposta. Ci auguriamo che presto queste interlocuzioni possano portare a completare il progetto politico insieme a tutte le forze del campo progressista. Dei candidati sindaci ancora non abbiamo per niente parlato, per un motivo molto semplice, perché il candidato sindaco andrà scelto insieme a tutte le forze politiche che costituiranno questa coalizione e di conseguenza dobbiamo definire il perimetro completo di forze politiche insieme alle quali costruiremo sia il programma sia i ruoli che le persone avranno, in primis quella del candidato sindaco. Per noi la modalità più efficace per arrivare a un progetto che sia condiviso e che soddisfi tutti è quello dell'interlocuzione, un'interlocuzione aperta, sincera, leale, senza pregiudizi, e trasparente. Le primarie dal nostro punto di vista possono essere una scorciatoia perché arrivano ad avere un risultato immediato, però siamo molto scettici sul fatto che possano poi ricomporre le divisioni che albergano nel campo del centro-sinistra, in particolare tra le forze politiche che sostengono l'attuale amministrazione comunale. Quindi non critichiamo le primarie nel metodo, ma siamo scettici sui risultati che si possono ottenere. Un appuntamento che vuole essere dunque un primo gradino per portare ad una coalizione larga composta dal centro-sinistra, dalle liste civiche e 5 Stelle. Si cerca di trovare una sintesi nel convincimento che a Fano sia necessario elevare la qualità del dibattito, trovare sintesi importanti anche con le altre forze del centro-sinistra, che ovviamente debbono dimostrare un atteggiamento di apertura al pari di quello che noi intendiamo testimoniare, perché altrimenti quello che è il progetto di rafforzare la realtà di questa città nella presenza delle forze tradizionali del solco della sinistra italiana riformista si trovano indubbiamente dei punti di frizione che non sono sicuramente utili per un successo elettorale. Quindi l'auspicio che noi rivolgiamo all'attenzione delle altre forze politiche, il PD in maniera in particolare, è che trovi una sintesi all'interno delle sue posizioni e non pretenda di guidare il tavolo nel convincimento che rappresenti l'insieme dei valori. L'insieme dei valori nella sinistra è un insieme condiviso e tutti insieme potremo sicuramente dare uno spazio diverso ad un progetto di città che ha bisogno di ritrovare se stessa sul piano dell'identità, ma soprattutto di un futuro possibile.